Buongiorno agli amici e colleghi di Ortodonzia Italia. Come vi abbiamo detto ieri, gli appuntamenti per questa settimana santa non sono finiti con il giovedì come originariamente previsto, ma continueranno fino a domani. Ed oggi abbiamo un altro relatore di innanzitutto assoluto livello scientifico e clinico e sicuramente che potremmo definire d'eccezione perché abbiamo con noi il professor Daniele Manfredini. E come moderatori, oltre ai soliti moderatori del nostro gruppo, abbiamo la professoressa Marzia Segù, la professoressa Marzia Segù e il professor Carlo Di Paolo. E quindi darei anzitutto la parola ai due moderatori ospiti, partendo dalla professoressa Segù, perché introducano la giornata di oggi e presentino Daniele. E a Marzia chiederei anche, visto che lei, come dire, sta vivendo da più tempo, perché vive a Pavia, quindi a Vigevano, anzi, un po' nell'epicentro dell'emergenza data dal Covid-19, se ci può portare anche una piccola testimonianza relativa a quello che sta succedendo e come loro stanno vivendo la situazione attuale. Prego, Marzia. Buongiorno a tutti, buongiorno Vincenzo, grazie per questo invito. Sicuramente guardando i visi di tutti noi siamo in una compagnia ottima, eccezionale. L'evento di oggi sarà molto utile a tutti i clinici perché con Daniele andremo a vedere come affrontare i casi clinici. Daniele è un amico pluriventennale, quindi sono tanto tanto felice di essere qua a sentirlo oggi. Sicuramente il fatto che io iteri la parola felicità mi serve perché, come ha detto Vincenzo, per noi qui al nord in Lombardia è molto dura la situazione, perché immaginate che io ho contatti costanti con amici e colleghi che sono in prima linea e che raccontano tutte le difficoltà poi della sera del loro rientro a casa, nella famiglia, chi vive nel garage per non incontrare la moglie, i figli, eccetera. Quindi sicuramente una situazione molto dura. Quindi il fatto di avere questa connessione ci serve anche proprio per mantenerci vivi. Quindi con tanto interesse oggi seguirò l'amico Daniele, cercherò di seguire in contemporanea, ogni tanto mi vedrete girare gli occhi per vedere la chat degli amici, di chi si sta connettendo. Quindi buon lavoro a tutti, buon ascolto e ci sentiamo dopo. E quindi darei la parola al professore Di Paolo per fare un'introduzione del relatore e quindi poi da Daniele partirà con la sua presentazione. Allora, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. È per me un piacere essere qui oggi a sentire uno dei più importanti relatori internazionali, mondiali su questo argomento, che è il professor Daniele Manfredini, titolare di diversi insegnamenti in questo momento della cattedra di fisiologia e dignatologia presso l'Università di Siena. È un punto di riferimento veramente sull'evidenza scientifica e clinica a livello internazionale, oltre che nazionale, su questi argomenti, disordini temporomandibolari e bruxismo, ha titoli e meriti infiniti che non sto qui a ed elencare da un punto di vista scientifico. È soprattutto una persona che negli anni ha avuto la capacità di rappresentare in maniera logica e clinica e scientifica sempre bene questi argomenti, quindi un plauso va a lui sono qua proprio per sentire, come al solito, e imparare dalle sue relazioni. E quindi grazie di avermi consentito di essere qui oggi a presentare questo importante momento di visione insieme in questo periodo così complicato. E quindi do la parola subito a Daniele che ci illustrerà come al solito in maniera egregia. Allora, mentre Daniele condivide lo schermo, io volevo ringraziare voi, Marzia, e te per, come dire, la disponibilità e ovviamente Daniele per la grossa disponibilità a condividere con noi una presentazione poi così ricca di casi clinici e quindi a voler cercare un po' di sostanziare anche con il supporto dei casi clinici
quella che è la lettura e la discussione delle linee guida degli ADR. E quindi Daniele, prego, il palco è tuo. Grazie a tutti, veramente sono felicissimo stamani di poter dare il mio contributo e le parole di Marzia commuovono sia per l'amicizia che ci lega da anni sia perché ci riportano alla dura realtà, no? Ai motivi per cui stiamo come dire, organizzando anche tutte queste piattaforme educative in questo modo. Quindi stiamo forti, stiamo uniti, evitiamo polemiche e ci riprenderemo. Vincenzo mi ha fatto una carambata stamani perché oltre ai soliti amici con i quali tra l'altro lavoro, no? Mattia, Niki, Davide, il fatto di avere presenti Marzia e Carlo mi rende veramente particolarmente felice e mi mette quella punta di sale sulla coda per cercare di dare il meglio nella chiacchierata che ci si sta prospettando. Allora, due parole introduttive su quello che vorrei fare oggi. Intanto un ringraziamento a tutti quelli che dietro le quinte concorrono a aiutarmi a produrre il materiale, perché tutto è parte ovviamente di un percorso personale, no? Che nasce ormai più di 20 anni fa con la laurea a Pisa, il dottorato ad Amsterdam, i primi insegnamenti a Padova, la scuola di specialità nella grande famiglia dell'ortodonzia di Giuseppe Siciliani a Ferrara, per finire poi con la grande offerta di Marco Ferrari, direttore a Siena, e l'insegnamento avuto negli anni recenti per potermi avvicinare a casa. Ma anche e soprattutto la fortuna di aver incontrato persone che negli anni hanno contribuito tantissimo alla mia formazione. Magari è sbagliato segnalare e fare delle preferenze, ma io vi posso garantire che senza Luca Guarda, senza Frank Lobezu, senza Chuck Green e da qualche anno anche senza Alessandro Bracci, io non sarei in grado di presentarvi nulla di tutto quello che ho avuto la fortuna di fare. Quindi un grazie iniziale e adesso entriamo nel vivo. Allora, staremo insieme, io penso, poco più di un'ora, ok? E avremo poi la possibilità di rispondere magari a tante domande. E ho diviso la chiacchierata di stamani in due parti, una introduttiva per poi arrivare ai casi clinici. La parte introduttiva è fondamentale perché, a mio parere, ci si deve intendere, o meglio, noi lo sappiamo, ma di fronte a quella che io immagino essere una platea variegata, è fondamentale cercare di capire come parlare tutti la stessa lingua, no? Si sente dire spesso che questa materia, disordini temporomandibolari o più genericamente ignatologia, vale tutto il contrario di tutto, no? Ci sono filosofie, ci sono tante professionisti che sulla base di presunte esperienze raccontano un po' quel che vogliono. La realtà è che ci sono delle linee guida e quindi in questa prima parte della chiacchierata io ve le andrò a leggere. Se qualcuno volesse cercare dei riferimenti, mi sono permesso, Vincenzo, perché magari si vedono meglio, questo è il libro della IASP, dove ci sono descritte tutte le linee guida per la valutazione del dolore orofaciale. Nel 2014 la IASP indì l'anno del dolore orofaciale. E queste sono le linee guida dell'American Academy of Orofacial Pain. Tra l'altro questa è la quinta edizione, non mi è venuta a mano la sesta stamani perché ne è uscita una anche un paio d'anni fa. Sostanzialmente sia la IASP che l'American Academy of Orofacial Pain fanno rientrare i disordini temporomandibolari nell'ambito di quella che oggi è diventata una specializzazione a tutti gli effetti. Cioè noi abbiamo negli Stati Uniti da qualche giorno la specialità in dolore orofaciale. Quindi i pazienti che hanno dolore orofaciale possono averlo per variegati motivi e diciamo a causa di differenti meccanismi. Quindi volendo ragionare in termini topografici, il dolore può originare dal complesso dento-alveolare, può essere muscolo-scheletrico o può essere neurologico. I disordini temporomandibolari sono le condizioni di dolore o comunque di interesse muscolo-scheletrico del sistema stomatognatico. Quindi nell'ambito delle condizioni che possono causare dolore orofaciale,
I disordini temporomandibolari ne rappresentano una fetta. E il ruolo dell'odontoiatra è importante per un motivo che va al di là della necessità di gestire odontoiatricamente questi pazienti, che ormai sappiamo in tutte le salse non hanno bisogno di terapia odontoiatrica. Il ruolo dell'odontoiatra nasce dalla necessità, anche legale, se vogliamo, di essere l'unica figura professionale che è in grado di fare una reale diagnosi differenziale con le cause di dolore odontoiatrico, no? Cioè tutti noi abbiamo avuto pazienti che ti arrivano magari in visita dal neurologo con presunta nevralgia trigeminale e poi magari hanno disodontiesi dell'ottavo, ok? E allo stesso modo l'odontoiatra può indirizzare il procedimento di diagnosi differenziale nei confronti di tutte quelle situazioni neurologiche, no? Oggi abbiamo tanti pazienti, sono in aumento, che hanno sensazioni strane in bocca, no? Che vanno dalla sindrome della bocca che brucia, all'odontalgia atipica, o che comunque presentano situazioni di dolore cronico al volto, e non c'entrano nulla con i disordini temporomandibolari e neanche con la professione odontoiatrica quotidiana. Quindi noi ci muoviamo in questo ambito e la nostra fetta di interesse di stamani è l'articolazione temporomandibolare, quindi con il complesso condilo disco fossa glenoide e i muscoli masticatori che fanno muovere e lavorano su questa articolazione. Quindi, avendo a che fare con condizioni muscoloscheletriche, la premessa fondamentale è che noi dobbiamo applicare in ambito valutativo e in ambito quindi anche terapeutico i principi della medicina ortopedica. Cioè io ho a che fare quando valuto, tutti noi abbiamo a che fare quando valutiamo un paziente che ha sintomatologia all'articolazione temporomandibolare o ai muscoli masticatori, ho a che fare con una condizione muscoloscheletrica. Quindi per quanto banale possa sembrare, devono essere applicati gli stessi principi che l'ortopedico mette in atto di fronte a pazienti che hanno dolore al ginocchio, che hanno male alla spalla e via discorrendo. Okay? Questo per riportare un attimino anche nel giusto ambito certe concezioni che a volte invece sembrano fare dell'odontoiatria un mondo a parte. E allora, di queste condizioni muscoloscheletriche, quali sono i segni e i sintomi principali? Beh, diciamo, noi possiamo ricondurre tutto a tre segni e sintomi cosiddetti cardinali, cioè che sono i motivi per cui un paziente o una paziente possono giungere alla nostra osservazione. Il più semplice di tutto è che il paziente abbia rumore all'articolazione temporomandibolare durante il movimento. Questo rumore poi ovviamente può essere di diversa natura, diversa intensità, diversa origine, no? Cioè si va dal click della ragazzina magari al rumore di scroscio soffocato della signora avanti con gli anni che ha segni di artrosi temporomandibolare, però sicuramente rappresenta questo una, se mi passate il termine, fetta di mercato dei pazienti temporomandibolari. Il secondo aspetto poi riguarda la limitazione funzionale, che è un termine che è preferibile rispetto a usare disfunzione, no? Che genera arbitrarietà interpretative. Cioè limitazione funzionale è abbastanza chiaro, cioè il paziente o la paziente che arriva alla nostra osservazione e non apre benissimo la bocca, quindi ha delle limitazioni nel range di movimento articolare. E in ultimo, ma diciamo primariamente questo è il motivo per cui i pazienti richiedono trattamento, visto che fortunatamente sono poi pochi quelli ad avere limitazioni funzionali, c'è poi in ultimo il dolore. Cioè pazienti che arrivano e hanno dolore in area temporomandibolare, dolore muscoli masticatori. E allora, volendo approcciarsi alla materia in maniera sistematica, no? Cioè scorporando per problemi e argomenti, possiamo dire già come primo ragionamento che i veri TMD, cioè quelli che richiedono
chiedono trattamento, no? I veri sintomi che chiedono trattamento sono il dolore e la limitazione funzionale, che poi spesso viaggiano di pari passo. Okay? Mentre per quanto riguarda il rumore articolare in sé, vedremo tra poco, insomma, stiamo parlando a volte di situazioni che rientrano nel range della variabilità biologica. Ma l'aspetto interessante, sempre volendo semplificare una cosa che a mio parere è stata troppo complicata negli anni passati, l'aspetto veramente banale è che noi, per fare diagnosi di limitazione funzionale o diagnosi di dolore, abbiamo bisogno solamente della nostra valutazione clinica. Vedremo poi, sia nella lettura delle linee guida che nella parte che riguarda i casi clinici, che ci sono delle situazioni in cui ovviamente l'imaging è fondamentale. Però di base noi andiamo a trattare il dolore e quindi dobbiamo comportarci nello stesso modo in cui l'ortopedico si comporta quando deve gestire il dolore a carico di altre articolazioni. E allora, quali sono queste benedette linee guida sui disordini temporomandibolari che andrebbero appese come la Bibbia ogni volta che si sente dire che qualcuno ha evidenze cliniche, protocolli e quant'altro? Le linee guida, in realtà, le più semplici da leggere sono quelle dello IADR, l'International Association for Dental Research, per chi non lo sapesse, che è l'ente massimo, no, di ricerca odontoiatrica in ambito internazionale, che da più di 20 anni fornisce, scaricabili gratuitamente sul sito internet, degli statement. Degli statement sono fondamentalmente delle affermazioni, no, di poche righe in cui si fa il punto della situazione su determinati argomenti. Dal 96, poi sono state revisionate nel 2010 e riconsolidate qualche anno dopo, abbiamo anche uno statement sui disordini temporomandibolari. Vi ho saltato tutta la parte introduttiva per leggervi i due paragrafi di diagnosi e terapia, così dobbiamo inquadrare il resto di quello che io vi dirò nei casi clinici, per far capire che la pratica clinica non è una cosa che può essere astrusa o astratta dai messaggi che derivano dalle linee guida, perché le linee guida a loro volta sono state create sulla base delle esperienze cliniche, non solo della letteratura scritta fine a se stessa, come se i pazienti non esistessero. E allora cosa dicono le linee guida dello IADR? Dicono che si raccomanda che la diagnosi differenziale dei disordini temporomandibolari o di condizioni di dolore orofaciale sia basata primariamente sull'informazione che viene dalla storia del paziente, sull'esame clinico e solamente quando indicato sull'utilizzo di procedure di imaging selezionate. Quindi già questo ci contestualizza un attimo un aspetto fondamentale, cioè ciò che il paziente mi racconta deve guidare il tipo di manovre di palpazione, ad esempio, che io posso eseguire, ma non è che a tutti io debba prescrivere, che ne so, risonanza magnetica e men che meno tomografia computerizzata. Ok, quindi ricordiamoci quello che vi ho detto poc'anzi sull'attitudine e sul modus operandi degli ortopedici o dei fisiatri o dei neurologi all'interno. Premesso questo, la scelta di procedure diagnostiche aggiuntive dovrebbe basarsi su dati fondamentalmente pubblicati, validati, che ne dimostrino l'accuratezza diagnostica e la sicurezza. Tuttavia, il consenso della recente letteratura scientifica circa tutti questi strumenti che attualmente sono presumono di essere utili per la diagnosi di TMD è che, fatta eccezione appunto per le varie modalità di imaging, nessuno di essi mostri la sensibilità e la specificità necessarie per separare, per riconoscere i pazienti fondamentalmente. Okay? Quindi c'è scritto nero su bianco. A me, qualcuno mi dice, tu la tocchi sempre piano, no? Perché ci sono dei video virali su di me in cui dico che tutto ciò che finisce in grafia non serve. Ma non è Manfredini
o Pinco Pallino che lo dice, è la letteratura di 40 anni e sono quindi inevitabilmente le linee guida internazionali che ci dicono che se io pretendo di attaccare un elettromiografo, di valutare come un paziente appoggia i piedi su una pedana, di fare un tracciato condilografico, tutto quello che viene in mente, usando semplicemente il responso di quegli esami, io non sono in grado di capire se ho di fronte un paziente vero o una persona che passa per strada. Quindi a me non sembra un messaggio da poco questo. Poi è chiaro che, voglio dire, nessuno proibisce a nessuno di fare un'elettromiografia in studio, ma quella non può essere considerata la base diagnostica per impostare il piano di trattamento, per il semplice fatto che non correla con i motivi con cui, per cui il paziente giunge alla nostra osservazione. Quindi, piuttosto, se dobbiamo andare a cercare qualcosa di aggiuntivo da fare oltre all'imaging, il futuro soprattutto, ma in parte è già il presente, sarà quello di rivolgersi a ciò che fanno gli ortopedici, i reumatologi, i neurologi per condizioni simili. Quindi studio del liquido sinoviale, test per presenza di patologie autoimmunitarie, e aspetti simili, tenendo poi in considerazione il fatto che ovviamente, questo si dice da anni, diventa fondamentale man mano che si conosce, che si incrementano le conoscenze del dolore come esperienza, no? quindi non solo come nocicezione, diventa fondamentale una valutazione degli aspetti psicologici e sociali, tant'è che nel sistema classificativo di riferimento internazionale, che non presenteremo stamani, ma che insomma è d'obbligo conoscere, i Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, già nella precedente edizione del 1992 c'era un asse valutativo dedicato appunto agli aspetti psicologici. Ma è normale che sia così. Un paziente che ha dolore, soprattutto se lo ha da lunga data, non può non avere dei correlati psicologici. Sul trattamento, che ci dicono le linee guida? Ci dicono che è fortemente raccomandato che, a meno che non vi siano specifiche e giustificabili indicazioni contrarie, quali la chirurgia, come in ortopedia, no? C'è una possibile escalation da approcci conservativi a chirurgici, spesso con una possibile eventuale anche combinazione di interventi, però diciamo quelle sono le eventuali specifiche indicazioni contrarie, altrimenti il trattamento dei pazienti TND deve essere basato sulle modalità conservative reversibili, perché sono quelle che alla luce dell'evidenza scientifica attuale offrono il miglior rapporto costo-beneficio, anche perché gli studi sulla storia naturale di molti sintomi temporomandibolari mostrano che tendono a risolversi col tempo e a migliorare. Cioè, nessuno di noi, tutti noi, abbiamo avuto il periodo in cui hai avuto mal di schiena per una settimana o ti schioccava il ginocchio per una settimana e non riuscivi a muoverlo, ma molto pochi di noi sono andati a finire sotto i ferri o hanno fatto chissà quale trattamento invasivo. Perché la normalità, se mi consentite il termine, in medicina la normalità non esiste, delle condizioni muscoloscheletriche è che in linea di massima evolvono benignamente col tempo. E allora, se posso suggerire una terza lettura per questa fase introduttiva, questo è uno dei libri più belli che esistano, Critical Thinking, di Donald Brunet. Questa tra l'altro è un'edizione vecchia, del 2007, c'è stata un'edizione precedente e poi successive ristampe. In questo libro, che è di epidemiologia, cioè, e quindi diciamo suggerisce semplicemente alcune chiavi di lettura per interpretare gli studi in ambito di ricerca, c'è un capitolo dedicato ai cosiddetti bias di valutazione quando si vuole valutare il proprio operato. E senza che l'autore sia specificatamente coinvolto in questo campo, chissà perché fa l'esempio dei disordini temporomandibolari come
patologia ideale per quelli che lui chiama i quackery treatments, cioè i trattamenti da cialtrone, da ciarlatano, cioè da quasi la stregoneria. Perché? Perché c'è tutta una serie di condizioni, non ultima la suscettibilità di alcuni pazienti all'effetto placebo, che rendono queste condizioni il pabulum ideale, anche in buona fede, ok, per convincerci magari della bontà di un nostro protocollo. Ok? Quindi, in sostanza, terapie conservative perché hanno dimostrato di essere efficaci. Ultima riga fondamentale: tutto, e vedremo come, può e deve essere rinforzato con un programma di supporto domiciliare, nel quale i pazienti, diciamo, ricevono il cosiddetto counseling e ricevono le armi per poter gestire i propri sintomi. Quindi, queste linee guida esistono. È ovvio che in una linea guida noi non troveremo mai come inclinare la fresa o a che punto del dente montare il nostro bracket o tutto quello che volete voi. Sono semplicemente linee guida comportamentali a maglie larghe, ok? Però quello che a mio parere è fondamentale sottolineare è che noi possiamo dibattere, no? C'è tanta gente che vuole il confronto oggi, no? Carlo, Marzia e Vincenzo lo sanno benissimo, oltre agli altri ragazzi moderatori. Ma il confronto è molto utile nel crescere insieme se magari alcune cose che io dirò a commento dei casi clinici, voi pensate che con protocolli leggermente diversi possano offrire dei risultati migliori o magari mettete in atto delle procedure leggermente differenti, no? Cioè un bite disegnato in altro modo, un esercizio di terapia differente, io gestisco i farmaci in questo modo, ma tutto all'interno di queste linee guida, capito? Invece pretendere un confronto quando si parla di azioni al di fuori delle linee guida non ha alcun senso, perché le linee guida dicono chiaro, cioè se io faccio di più, il mio paziente sta bene, cioè non c'è nessun dubbio che se io facessi portare a un paziente un bite per riposizionare la mandibola e poi fare ortodonzia, io possa avere evidenza clinica di successo, ma non è necessario, è un overtreatment. E come in certi corsi faccio l'esempio, è come discutere di quale sia il miglior protocollo di chiusura canalare in un dente che non ha bisogno di essere devitalizzato. E sapete qual è il problema? Che molte delle persone, probabilmente che anche adesso stanno ascoltando questa mia chiacchierata, molti dei colleghi non hanno sufficiente esperienza su questi pazienti per rendersi conto che non c'è bisogno di filosofeggiare. Okay, la materia è molto più semplice di quello che sembra. Quindi, volendovi dare una diapositiva, diciamo, riassuntiva, qua trovate un pochino scritto tutto, anche con, diciamo, il remind al fatto che il ruolo dell'odontoiatra nasce storicamente, grazie a Kosten, no? Sapete tutti, l'otorino che negli anni 30... ipotizzò che certi sintomi dipendessero dalla dislocazione posteriore del condilo nella fossa glenoide, ma anche nasce dal fatto che noi comunque oggettivamente siamo l'unica categoria professionale in grado di fare diagnosi differenziale. Ma per il resto, una volta appurato che il nostro paziente ha disordini temporomandibolare, noi dobbiamo gettare via il camice da odontoiatra e mettere quello da ortopedico, fisiatra, medico di base, psicologo, neurologo, scegliete voi quale, ok? Anzi, magari neurologo, non facciamola complessa, neurologo nei casi di dolore orofaciale cronico, ne vedremo un paio, ok? Quindi, dici, Daniele, va bene, tutto fantastico, ok? Questo è quello che si dice a livello internazionale, ma io lunedì mattina ho la signora Maria in studio e cosa devo raccontarle? Beh, insomma, non è che noi nello scrivere pubblicazioni siamo chiusi in una campana di vetro, no? Abbiamo una vita quotidiana come tutti voi. Si vedono pazienti dalla mattina alla sera,
personalmente dico sempre, no? Ho smesso di contarli oltre X mila. E allora vediamo un attimino, ho preso una miscellanea, per questo vedete i casi non numerati, una miscellanea di casi clinici che usiamo per i corsi e per le lezioni universitarie. Partiamo proprio dalla base, no? Abbiamo visto, si parla ad esempio del primo motivo per cui i nostri pazienti possono giungere alla nostra osservazione, il click, il rumore articolare. Allora, rumore articolare è questo. Al massimo. Allora, cos'ha questo paziente? Allora, io posso rispondere in mille modi. Ha un click, ha un rumore, ha un disagio, tutto quello che volete voi. Ma la realtà è che questo ragazzo ha una posizione del disco articolare nell'articolazione di sinistra che è leggermente più anteriorizzata rispetto al condilo, per cui quando apre la bocca, a un certo punto il condilo nel muoversi lungo la parete posteriore dell'eminenza articolare incoccia contro il menisco e l'articolazione fa click. Ora, in una condizione del genere, se a noi schioccasse il ginocchio, io credo che la vita sarebbe molto più semplice, no? Quindi l'odontoiatria non può essere un mondo a parte, in cui il paziente a cui schiocca l'articolazione si vede affibbiate tutta una serie di pseudodiagnosi. Provate a fare questo. Non andare a cercare a tutti i costi il rumore, piano piano, movimenti lenti. Suggerite al paziente di muovere quella mandibola. Okay, non ti fermare, Il rumore in molti casi è reso intenso dall'attrito che c'è nel movimento, perché i pazienti sono spesso in tensione. Spesso qualcuno ha detto non muovere quella mandibola, perché se senti rumore chissà cosa succede. Due semplici minutini di ginnastica, apri. Oh, ragazzi, neanche giù cascasella. Allucinante. Apri. Ok. Vedete, non è sempre così. Non è sempre così, per l'amor di Dio. Però ho capito questo esercizio. Però a volte veramente basta suggerire al paziente di sciogliere un pochino la muscolatura e l'articolazione schiocca meno. Succede quotidianamente. Quando stiamo concentrati ore a studiare, a preparare diapositive, a fare un intervento chirurgico, a montare dei brackets, abbiamo tensione nei movimenti mandibolari quando poi riapriamo la bocca. Un po' come quando stiamo seduti a lungo. Quando invece magari parliamo un quarto d'ora al telefono con un nostro amico, la fluidità dei movimenti è molto maggiore. E alla persona a cui schiocca la mandibola il rumore è molto minore. Quindi cominciamo a smitizzare. Il rumore c'è. Il disco rimane anteriorizzato e vedremo adesso tra poco cosa significa. Ma questa non è una condizione che deve portare al crack. Cos'è il crack? Adesso lo vedrete. Una paziente, 35enne all'epoca in cui tutto iniziò, aveva un dolore acuto all'articolazione di sinistra di lieve intensità, che però era migliorato a suo dire con il semplice uso per qualche giorno di antidolorifici. Le residuò un click all'articolazione sinistra. Era preoccupata e quindi chiede consulto. L'odontoiatra generale fece una cosa abbastanza giusta. Inviò dal chirurgo maxillofacciale per un parere. Il problema era che questo era uno di quelli da bisturi facile. Lussazione articolare, diagnosi non meglio specificata, chirurgia di riposizionamento di scale, fallita, tre interventi chirurgici, questo è il risultato. Vedete nell'articolazione di sinistra il blocco anchilotico che si è andato a formare a seguito del ripetuto emartro. Quindi questa signora
all'età di 42 anni, era il 2006, fu uno dei primi casi di protesi totale e articolazione temporomandibolare in Italia, la operammo a Padova, si ritrovò con una protesi totale dell'articolazione temporomandibolare. Esito non certo così tragico, può accadere nei pazienti che hanno invece magari si vedono proporre un bite di, questa è la protesi, vedete, di riposizionamento del disco articolare, che genera inevitabilmente degli effetti di occlusali secondari che poi necessitano di essere fissati e corretti in qualche modo. Quindi quello che noi dobbiamo cominciare a sapere, e ringrazio Roberto Pistilli che mi ha donato alcune di queste immagini che sono veramente dei capolavori anche a scopo didattico, è che il disco articolare è quello che vedete evidenziato delle freccette. Cioè noi non abbiamo sempre l'idea nei film, no? o nei disegni che sia un qualcosa che io posso riposizionare, riagganciare, rimettere. La realtà dei fatti è che entrando in sala operatoria, insomma, due dubbi vengono. Cioè, avendo la fortuna di aver lavorato con Luca Guarda, insomma, posso dirvi con certezza che, insomma, le articolazioni dal vivo non sono come quando noi facciamo i disegni nei libri. Il disco articolare è un cuscinetto fibrocartilagineo. La sola idea di pensare di riposizionarlo odontoiatricamente è balzana, una volta che lo vedi dal vivo. Ma soprattutto l'aspetto importante è che una volta che il disco è anteriorizzato, quello è già un segno di usura dell'articolazione temporomandibolare. E l'usura non c'entra niente con la sola malposizione, se così si può dire, del disco che scivola anteriormente rispetto al condilo. È anche una degradazione a livello tissutale. Quindi abbiamo delle modifiche istologiche che impediscono di pensare di poter tornare a uno stato di perfezione solamente riposizionando il menisco. Che ci sono percentuali altissime di recidive anche chirurgiche, ok? E questo è uno studio che stiamo tra l'altro per pubblicare, cioè quindi il disco che vedete perfettamente sopra il condilo nella diapositiva in alto a sinistra, nell'immagine di risonanza in alto a sinistra, non ha, ed è logico che non le abbia, non può avere le stesse caratteristiche istologiche, e le vedete a destra, del disco che invece è anteriorizzato rispetto al condilo, evidenziato nel rettangolino arancione in basso a sinistra. Okay? Quindi non pensiamo alla anteriorizzazione del menisco articolare come solamente a un aspetto posizionale. Okay? Ci sono dei correlati istologici che sono i veri motivi per cui pensare di mettersi a ricatturare il disco può essere carino dal punto di vista degli artifici tecnici in chirurgia maxillofacciale, ma lascia un pochino il tempo che trova e soprattutto non ha alcuna ragione di essere con metodiche di riposizionamento odontoiatrico. Okay? Il tutto tenendo presente che qualcuno di voi sicuramente ha esperienza di risonanze magnetiche, cioè dopo averne lette migliaia, vi accorgete che trovate veramente le forme condilari, discali più disparate in pazienti che funzionano benissimo. Okay? Allora, la domanda da porsi è un'altra, a mio parere, tornando al discorso delle linee guida. No? Quindi, io ho il caso più semplice, un paziente con il click. Non devo operare, non devo fare cose invasive, con approcci conservativi, così abbiamo visto cosa significa conservativo. Muovi la mandibola, sciogliela, più conservativo di così non c'è nulla. La domanda è, quindi, però le linee guida mi dicono che in casi selezionati io posso utilizzare l'imaging, segnatamente la risonanza magnetica, dico io. Quando è che questa è necessaria? Facciamo un esempio. Questa è Anna. Apri. 24 anni,
non si scopre nulla, vedete la mandibola devia leggermente verso sinistra, quindi la diagnosi che Anna riceve è, secondo i DCTMD, dislocazione discale con riduzione dell'articolazione di sinistra. Cioè la dinamica che all'interno dell'articolazione si sta verificando la trovate descritta in questo disegno. Cioè una condizione di partenza in cui il disco articolare è leggermente in avanti rispetto al condilo mandibolare, il condilo si muove in avanti e in basso durante il momento di apertura, arriva a un punto in cui riaggancia il menisco, si sente il click e poi nel chiudere la bocca il condilo si trascina indietro il disco solitamente per qualche millimetro in più. Cioè cosa significa? Che il rumore di Anna in fase di chiusura, il rumore di perdita di rapporti tra condilo e disco articolare, si avrà a una distanza interincisiva di norma leggermente inferiore rispetto alla distanza interincisiva alla quale si sente il rumore durante l'apertura. La mia risonanza magnetica, o meglio quella di Anna, mi mostrerà quindi un disco articolare anteriorizzato in posizione di bocca chiusa e un disco articolare che invece ha la sua bella forma a papillon, biconcava, farfalla, chiamate voi come volete, quando Anna fa la risonanza magnetica in condizioni di bocca aperta. Poiché in questo caso la dislocazione discale è inizialissima e la paziente è giovane, vedete la morfologia e quindi si può presumere anche la istologia, no? Ricordate quello che vi ho detto poco fa del disco articolare, è abbastanza discretamente mantenuta. Però a livello articolare quello che succede in una bocca che clicca è questo. E allora la domanda è, tornando a bomba, ma io devo proprio chiedere una risonanza magnetica per verificare che il menisco sia dislocato? Allora, innanzitutto teniamo presente che per quanto riguarda la posizione del menisco in sé c'è una tale variabilità biologica che il significato patologico è abbastanza messo in discussione. Ci sono un 25% quasi di articolazioni che hanno dolore pur col menisco perfettamente in sede e solamente un terzo delle restanti articolazioni hanno il menisco anteriorizzato come vi ho fatto vedere io in risonanza magnetica. Tutte le altre hanno posizione di menisco ruotato o insomma non così didatticamente anteriorizzato come ce lo immaginiamo. Ma tornando al discorso originale, quindi quando è che io devo fare risonanza magnetica? Ho avuto la fortuna di essere invitato l'estate scorsa a tenere una lecture agli amici dell'Accademia Europea del Dolore Orofaciale sull'imaging dell'ATM. E la chiave di lettura di quella lecture, ma è insomma un modus operandi che ormai è adottato da anni, non solo da me, ma da tutti quelli che si occupano di medicina del dolore, è di basarsi nel prescrivere imaging sul concetto di prescrizione efficace. Cioè, cosa significa questo? Non c'è tempo purtroppo per entrare nei dettagli, ma ci sono, e i primi che ne parlarono furono all'inizio degli anni 90, Freiberg e Thornbury, almeno 6 livelli da soddisfare per quanto riguarda la possibilità che il mio esame aggiuntivo, quindi qualunque esame aggiuntivo, un esame di laboratorio, una di quelle cose che finiscono in grafia o l'imaging, 6 livelli da soddisfare affinché siano realmente efficaci. Cioè, quindi si parte dall'efficacia tecnica, nel senso cioè l'apparecchio funziona, mi dà delle belle screenshot e quant'altro, e si arriva giù alla accuratezza diagnostica, che deve essere la prima base di ragionamento, ma per arrivare, aspetto più importante,
alla efficacia in termini di prognosi del paziente. Cioè, se io prescrivo quell'esame, i risultati di quell'esame mi aiuteranno a far curare meglio il mio paziente e miglioreranno la sua prognosi? Ok, quindi questo è il ragionamento che deve essere condotto. Allora, nel caso di Anna, decidere se prescrive una risonanza magnetica o no è un aspetto che va molto in funzione, perdonatemi la franchezza, del grado di esperienza che ognuno di noi ha. Cioè, noi sappiamo, letteratura alla mano, che quell'articolazione lì, con un click, ha quasi sicuramente una posizione del menisco leggermente anteriorizzata. Allora, io non credo, perlomeno io non lo faccio, ma non credo che né Carlo, né Marzia, né il professor Di Paolo, né la professoressa Segù prescrivano di routine una risonanza magnetica a una ragazza ventenne che ha un semplice click e vi viene a chiedere: dottore, ma come mai la mia articolazione fa questo rumore? Perché? Perché dopo averne viste migliaia abbiamo la ragionevole sicurezza di quello che stiamo dicendo, e questa sicurezza la siamo in grado di trasmettere ai pazienti, che quindi si fideranno della nostra spiegazione, eccetera, eccetera. Ma se voi siete alle prime armi, anche nel caso di Anna, che è proprio la base semplice della piramide, può essere utile prescrivere una risonanza magnetica, perché questo vi mette in condizioni di farvi l'esperienza necessaria per poi prescriverne sempre meno. E quindi, in alcuni casi, anche prescrivere una risonanza magnetica per una banalità, se mi consentite, può essere utile a curare meglio il nostro paziente, a essere più credibili nel messaggio che noi vogliamo dare. Ok? Quindi è chiaro che c'è una soggettività interpretativa nel confine, no? Di dire quando è efficace per il mio paziente e quando non lo è. Però di sicuro la base di ragionamento deve essere che il mio strumento aggiuntivo che io richiedo abbia accuratezza diagnostica, cioè correli con il motivo per cui il mio paziente giunge alla osservazione. Ok? Hai male alla mandibola? Fantastico, non ti devo mettere in cartella che colore di capelli hai, ok? O fare che ne so, le analisi del sangue. Va bene? Anche se sono esempi veramente sciocchi. Allora, il secondo livello di importanza di pazienti che possono giungere alla nostra osservazione riguarda le persone che hanno dolore. E allora qui, come vedete, noi intitoliamo ogni caso clinico con una sorta di sottotitolo, si deve cominciare a ragionare sul fatto che il BITE non può essere considerata una tassa di accesso alle cure temporomandibolari. Il BITE non è per tutti, e più si va avanti con l'esperienza e la capacità di gestire questi pazienti, meno BITE si fanno. Ok? Per capire cosa intendo, devo dirvi due parole sul bruxismo. Oggi ci sono, sapete, delle linee guida consensus sul bruxismo. È appena uscito un sistema di valutazione, o meglio la cornice concettuale all'interno della quale fonderemo il nostro sistema standardizzato di valutazione del bruxismo, che metteremo a punto nei prossimi anni a livello del board di ADR. Ma quello di cui voglio parlare io è che finalmente siamo tutti d'accordo sul fatto che il bruxismo non sia più solamente l'atto di digrignare i denti durante la notte e quindi di presentarsi magari dal dentista con dentatura usurata e avere qualche picco di attività elettromiografica registrato durante la polisonografia. Il bruxismo oggi
è anche l'atto di stare in tensione con i muscoli masticatori durante la veglia. E questo è un concetto fondamentale che oggi si può indirizzare con la cosiddetta valutazione ecologica del momento. Tutti voi sapete che ho avuto la fortuna di essere a conoscenza di una quarta persona, no? Rispetto alle tre che vi ho detto in anteprima. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di incontrare Alessandro Bracci, che ha avuto un'idea geniale. Poi negli anni siamo diventati amici quasi fraterni, è fantastico avere Ale al mio fianco. Ale ha avuto un'idea incredibile, mettere a punto un programma che mandi sul telefonino dei messaggi al paziente per ricordare di non tenere la muscolatura in tensione. Perché questo è fondamentale? Beh, è fondamentale perché il nostro byte, tra poco lo vedremo, va portato di notte. Quindi noi quanto dormiamo? 6-7 ore? 8, se proprio è domenica e non abbiamo accompagnato i figli in discoteca il sabato precedente? Ok? Cosa facciamo durante le ore della veglia? Quanto carico mettiamo su quell'articolazione temporomandibolare con i nostri muscoli che magari teniamo in tensione perché abbiamo una personalità emotiva o abbiamo una vita molto stressante? Ecco, l'app ci consente non solo di ricordare al paziente di non farlo, ma anche di verificare la compliance del paziente stesso. Quindi quando mi arriva Fiorella, molto impegnata sul lavoro, con affaticamento durante la funzione, dolore alla palpazione, entrambi i masseteri, io prescrivo l'app e l'app ha una soglia, un cutoff, che è quello che vedete evidenziato dalla linea rossa, per cui se Fiorella è molto al di sotto del 70% circa di risposte rilassate, cioè l'app manda 20 messaggi al giorno per una settimana, ti chiede come stai, rilassata, stai serrando i denti, sei in bracing, stai digrignando. Se siamo molto al di sotto del 70% rilassata, che è la soglia che abbiamo più o meno verificato essere quella riportata dai soggetti altrimenti sani, asintomatici, quell'articolazione è molto sovraccaricata. E allora Fiorella dovrà smetterla di serrare, quella è la terapia conservativa. E darle la mia app mi consentirà di capire se io sono stato in grado di trasmetterle il messaggio. E i pazienti che comprendono il messaggio, lo vedete nella linea nel grafico di destra, dove c'è la risposta, la percentuale di risposta a serramento che pur tra alti e bassi tende a diminuire nell'arco dei giorni, a quel punto hanno la strada spianata. E il mio byte notturno, se è necessario, diventa un coadiuvante, ma non è la terapia, non è un qualcosa che riprogramma o fa funzionare meglio la mandibola, è un qualcosa che nelle ore di sonno, in cui chiaramente il paziente non è conscio, consente di caricare meno l'articolazione temporomandibolare e quindi di dare un pochino di sollievo alle strutture articolari e di far lavorare differentemente i miei muscoli. Questa semplice traslazione di concetti di funzionamento spiega come mai stiamo a litigare sui protocolli per creare il miglior byte, no? Tornando alla discussione di prima. Quindi a cosa serve il byte? A cambiare il modo di lavorare dei muscoli transitoriamente. Benissimo, a quel punto, purché noi non mettiamo un byte che forzi troppo la posizione, che sia intollerato dai pazienti? È ovvio che più o meno tutti i byte sembrano funzionare. E allora se io costruisco un castello teorico di funzionamento intorno al fatto che io ho messo la guida canina, piuttosto che ho preso la relazione centrica in un certo modo, piuttosto che o qualche altra teoria, è chiaro che troverò continuamente dei bias di conferma nella mia pratica clinica.
ma devo cominciare anche a fidarmi di chi mi dice: guarda che il tuo bite non funziona perché hai fatto la guida canina, perché se tu non la facessi, nello stesso paziente, a parità di motivazione, il tuo bite funzionerebbe lo stesso, perché è un coadiuvante. La funzione è garantita quindi dall'autocontrollo della tensione muscolare, non dal bite, che deve essere un qualcosa di transitorio. Adesso vedremo anche con che modalità lo prescriviamo e quant'altro. Per cui il bite deve avere caratteristiche costruttive semplicissime, cioè contatti distribuiti simmetricamente, non forzare le posizioni, avere un minimo di spessore posteriore che consenta nei pazienti con deep bite di superare l'overbite anteriore e nei pazienti iperdivergenti di essere veramente alto un minimo. Ma la traiettoria, la modalità di registrazione della posizione mandibolare è semplicissima. Ormai a livello di esperti, che sono quelli che, no, come abbiamo visto prima, non i filosofi, ma che collaborano a stendere linee guida, siamo abbastanza tutti d'accordo sul fatto che la migliore articolatore sia la bocca, quindi non c'è niente di meglio che prendere la registrazione del bite direttamente in bocca con una cera rialzata dell'altezza che io voglio dare al mio bite. Per darvi un'idea di quanto la tensione muscolare influenzi il click anche nei pazienti che hanno dolore, vi ho presentato adesso Ambra, così siamo più o meno a metà dei casi clinici. Guardate il volto, lei ha un rumore molto forte e ha quello che in termini di classificazione si chiama locking intermittente, cioè non sempre Ambra riesce a superare l'ostacolo rappresentato dal meniscus. Ambra ha molto dolore, Ambra è spaventata, perché spesso poi dietro questi pazienti c'è anche un corollario di storie cliniche in cui qualcuno, no, magari ha raccontato che dovrai essere operata, farei difficoltà ad aprire la bocca e quant'altro. Mettiamo allora una mano sotto l'angolo del... Scusate, ho pasticciato. Questo è quello che io chiedo di fare ad Ambra. Adesso chiudi la bocca e fai una cosa. Vedete il video di destra? Tra i denti. Orizzontale, faccio usare il vostro muori piano piano, sfiorandolo, ti rendi conto, capito, di quando dopo un paio di minuti di questa ginnastica, se voi chiedete ad Ambra di aprire la bocca, ma questa viene dopo 40 minuti di spiegazione, quello è il counseling. Mi sembra già molto più sciolta. La paziente è rassicurata, apre la bocca, ha ancora male, ma sentite che il rumore è meno forte, strizza meno gli occhi. Questo, vogliamolo o no, è un dato obiettivo. E nessuno dice che, ok, va bene, Ambra, vai a casa, fai un po' di ginnastichetta, hai fatto 500 km per gioco. No, poi si mette il bite come coadiuvante. Ma il bite deve essere parte di un protocollo ben chiaro che voi avete in testa. Quindi nella prima visita tutto può succedere, no? Click, dolore, artrosi, blocco. La prima visita deve durare tra i 60 e i 90 minuti, perché deve comprendere tempo sufficiente per poter spiegare al paziente tutte le cose che in breve ci stiamo dicendo, e deve gettare il seme per poter verificare la compliance con la app e con gli esercizi di ginnastica domiciliare. Solo dopo, solo se il paziente se lo merita, potete passare a consegnare l'appliance, che deve essere usato di notte. Per quanto? Per 3 mesi circa, controllando il paziente una volta al mese, non di più. Perché se abbiamo creato un bite piatto, senza posizioni forzate, non c'è bisogno di far venire il paziente a 200 controlli settimanali, altrimenti creiamo dei mostri, degli ipervigili occlusali, che passeranno le loro giornate a sentire come i loro denti toccano sul bite. Ok?
Dopo 3 mesi il paziente tipo può smettere di portare il bite o indossarlo a intermittenza o usarlo al bisogno. Dopo circa 6 mesi si fa un ulteriore eventuale controllo in cui si decide la strategia futura, ma i pazienti che hanno compliance sono in grado da soli di dirvi: ma dottore, mi sono rimesso il bite, l'ho portato una settimana, ero in vacanza, l'ho dimenticato, non è successo niente. Insomma, questa è vita reale. E da lì in avanti il richiamo è al bisogno. Perché? Perché tutti i pazienti vengono da lontano e non si può pensare di far venire un paziente che guida magari 300-400 chilometri o prende un aereo dalla Sicilia per un controllo di un minuto. I controlli non sono del bite o dell'occlusione, i controlli sono della sintomatologia del paziente e sono dei rinforzi motivazionali, ok? Nelle situazioni di gestione di questi semplici carichi muscoloscheletrici. E quindi la mandibola, il paziente se la sblocca da solo ormai. Io vi ho bypassato dei video vecchi con le vecchie manovre di sblocco. Guardate la mucosa delle guance, cioè sono tutti pazienti serratori, gente che morde la propria vita. Voi li fate fare esercizio destra e sinistra, paziente spaventato, guardate a destra, un pochino di esercizi di resistenza, pazienti che hanno difficoltà a magari anche avere risposte propriocettive adeguate, ma se voi chiedete di aprire la bocca, se voi chiedete di aprire la bocca, il paziente è in grado di farlo subito in prima seduta. Cosa esula da questo? Quindi noi abbiamo visto il rumorino, abbiamo visto il dolore, la limitazione funzionale, tutti aspetti che si imbricano e che si gestiscono in maniera conservativa. Poi c'è l'artrosi. L'artrosi può essere molto severa. E allora ci sono situazioni come quella di Anna, che è in età di artrosi, 71 anni, no? Vedete frammenti di disco, di cartilagine, sparsi un pochino per l'articolazione. Questo farebbe pensare a una situazione artrosica come tante, tra virgolette, non necessariamente sintomatica. Ma c'è solo questo? No. Andando a vedere le immagini di risonanza magnetica T2, possiamo vedere che in questo caso specifico, che non è assolutamente raro ed è la vera associazione con il dolore, c'era un grosso accumulo di liquido infiammatorio all'interno dell'articolazione temporomandibolare. E questo porta chiaramente la paziente ad avere dolore, a essere limitata nel funzionamento e a dover quindi essere sottoposta a un lavaggio dell'articolazione temporomandibolare. Ora, in queste situazioni il lavaggio consente proprio di aspirare il liquido infiammatorio e i pazienti, né più né meno di quello che accade per il ginocchio e le altre articolazioni, veramente provano sollievo, rinascono. Se volete andare su YouTube, sul canale del GSID, vedrete i video, alcuni video completi, ma guardate questa fase, proprio l'inserimento dell'ago per il lavaggio. Chiuda Anna, sì. Apra. Deve prendere una linea immaginaria tra trago e polo laterale dell'orbita. Okay. Quando siete inside. Dentro un'articolazione, facendo chiudere la bocca al paziente, si vede l'ago muovere. Guardate, tutto esce già il liquido infiammatorio. Apra. Ok, e da lì si procede poi al lavaggio e al posizionamento di cortisone eventualmente o di acido ialuronico. You can ask the patient to open, apra e chiuda, open and... Quindi
Rimando appunto, come ho detto, per la visione del video esteso ai vari canali YouTube e Facebook del gruppo di studio italiano di disordini cranio-mandibolari. Rimando invece a queste diapositive, se qualcuno avesse voglia di chiedere la letteratura, per ricordare che negli anni la sfida che abbiamo cercato di portare avanti è stata quella proprio di definire le indicazioni dell'artrocentesi temporomandibolare. Se volete, magari ne possiamo parlare insieme agli amici moderatori dopo, durante la discussione. Andando verso la fine, alcuni casi di vita reale, cioè a volte la necessità di fare delle correzioni protesiche o ortodontiche deriva da azioni iatrogene, cioè noi sappiamo che la protesi, questo è un concetto fondamentale che insieme a Carlo discutemmo all'American Academy of Prosthodontics qualche anno fa. Sappiamo che la protesi e l'ortodonzia non possono trattare i TMD, possono però, se esageratamente, lo vediamo, questi piani di trattamento che durano 4 anni basati sul riposizionamento, possono generare, quando sono dogmatici, delle difficoltà di adattamento. Ma la vera sfida, no, per tutti, lo abbiamo visto anche con Amber l'altro giorno, è come eseguire protesi orto in pazienti che ve lo chiedono e hanno sintomi temporomandibolari. Beh, la risposta è molto semplice. Prima si risolve il TMD. C'è però un altro scenario, cioè persone che hanno subito dei danni occlusali iatrogeni a seguito di una terapia per TMD errata. Questa ragazza ha portato un bite, diciamo a solo contatto da premolare a premolare per 18 mesi, tra l'altro 24 ore al giorno, e quindi ha sviluppato un morso aperto anteriore e si è dovuto fare ortodonzia con ancoraggio scheletrico per chiudere il morso. Okay? Quindi la vita reale a volte è anche basata sulla gestione di questi pazienti che magari hanno solo avuto delle vicissitudini e degli overtreatment. Un altro caso, la lussazione ortopedica, perché qualcuno me l'aveva chiesto. Mi vedete abbigliato così perché era estate, mi hanno chiamato da questi genitori, erano andati al pronto soccorso, io ero al mare, ok? Un sabato pomeriggio senza assistente, questa ragazza in open lock da un paio d'ore, arrivata poi d'urgenza dal pronto soccorso. La manovra di sblocco ortopedico è sempre tridimensionale, si muove destra e sinistra la mandibola e si cerca, sentite il click, di riportare i condili nella sede, ok? Quindi questo è il vero sblocco ortopedico. Il closed lock non è uno sblocco ortopedico. Il closed lock non richiede uno sblocco ortopedico, ma è una situazione di contrattura antalgica che richiede al paziente di sciogliere la muscolatura. Ok? Vabbè, con Luca ci siamo divertiti negli anni. Un paio di casi conclusivi, così poi arriviamo alla discussione. Non sempre si è perfetti. Chi non ha preso decisioni sbagliate in propria vita? L'importante è imparare dai propri errori. Asse 1 o asse 2? Cioè ci sono dei pazienti che hanno una preponderanza di sintomi legata agli aspetti della dimensione psicosociale, o comunque pazienti che hanno una componente troppo legata a una cronicizzazione del dolore per poter pensare di essere gestiti con un bite o con ginnastica o con l'app o con quello che volete voi. Per cui quando vi arriva una paziente che, e sono molte purtroppo, che riferisce di avere dolore diffuso, ha magari anche una storia di depressione, attacchi di panico, ma guardate le guance, ma chi vi credete di essere nel mettere un bite? Sovrastimate il vostro ruolo. E allora si deve imparare, non perseverare, ok?
Quindi nessuno dice di mandare i pazienti dallo psichiatra, io non ho mai mandato uno, ok? Quindi questa è anche un'occasione per dichiararlo ufficialmente. Semmai lavoro con un neurologo in questi casi qua. C'è una paziente che ha un dolore spropositato, diffuso, che va avanti da troppi anni e non ha neanche uno straccio di situazione infiammatoria a carico dell'articolazione temporomandibolare. Quindi è chiaro che qui serve un approccio neurologico e questi sono i pazienti per cui negli Stati Uniti è nata la specializzazione in dolore orofacciale. Un ultimo caso che vale sia per dimostrare come possa essere efficace la prescrizione dell'imaging, anche se in questo caso purtroppo poi non è stata sufficiente per evitare una tragedia, ma anche per fare da monito. Cioè, io sono conscio che stiamo combattendo una battaglia di semplificazione dell'agnatologia e che in questa battaglia si rischi a volte di far passare un messaggio che tutto sia anche troppo semplice rispetto a quello che poi è in realtà. Cioè l'esperienza clinica conta. Anche se vi arriva una paziente con clic a dolore, non pretendete di fargli fare ginnastica, dare una app e di risolvere tutto. Cioè l'esperto serve per questo motivo, ok? Però sapere a chi rivolgervi è molto importante per anche tutelare i vostri pazienti e generare uno zoccolo duro di base professionale che tranquillizzi i pazienti di fronte a un click, che tranquillizzi i pazienti di fronte alla difficoltà temporanea di aprire la bocca e che non generi invece continuamente dei falsi miti, soprattutto se strumentali e legati poi a esborsi economici incredibili e non necessari. Ma l'altro aspetto che io vorrei sottolineare è che non solo tutto non è necessariamente così semplice, ma ci sono anche delle situazioni in cui pensare di mettersi a pasticciare con un byte nel nostro studio magari ci può far perdere tempo prezioso. Questa è una paziente che ha fatto il giro del mondo, poveretta, perché è stato il primo caso al mondo, era una paziente, scusate, torno un attimo indietro, che giunse alla nostra osservazione con inviata da colleghi dell'Interland Padovano. Il quadro clinico sembrava quello di una dislocazione discale a destra, vedete, senza riduzione, con apertura limitata, aveva dolore, ma il dolore non era passato. Il collega che ce l'aveva mandata, noi lo conoscevamo, era un professionista serio e coscienzioso, aveva fatto un normalissimo bite, aveva prescritto antidolorifici, aveva fatto fare alla paziente un ciclo di fisioterapia. E allora cosa c'era che sfuggiva in questo caso? La risonanza magnetica fondamentale mise in mostra una massa tumorale che poi si rivelò essere una metastasi, quindi un tumore secondario di un carcinoma polmonare silente. Questo fu il primo caso al mondo, perché metastasi condilari neoplasie ne sono state descritte purtroppo parecchie, ma in paziente silente che non sapeva di avere il tumore primario, questo è stato il primo caso. Quindi non sarebbe cambiato nulla, ma non mettiamoci a pasticciare continuando una nostra strada quando magari a fronte di un bite, un po' di ginnastica e rimedi di base, la nostra paziente ci dice: guardi dottore, il dolore sta peggiorando, eccetera, eccetera. E allora, come concludere quello che ci siamo detti per arrivare a una chiacchierata? Intanto un ringraziamento a tutti gli amici di nuovo che hanno avuto, con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Un piccolo invito, se posso. Abbiamo deciso di tenere,
provare a vincere un'altra sfida con il gruppo di studio. Congresso online, sabato 6 giugno e domenica 7 giugno con Mihalis Kutris, Steven Bender e tutta una serie di short communication. Sarà una impresa titanica, abbiamo spostato la data per farlo sabato e domenica e vedremo di vincerla, speriamo anche grazie al vostro aiuto. I miei messaggi conclusivi sono abbastanza netti. Noi odontoiatri dobbiamo ammettere a noi stessi che viviamo spesso in un ambiente protetto, cioè come se fossimo in una gabbia dei criceti dove qualcuno ci dà sempre da mangiare e non abbiamo da procacciarci. Cioè i nostri pazienti sono abituati ad avere da noi risposte, noi curiamo, noi fissiamo problemi attraverso soluzioni tecniche. Ogni tanto ci entrano in studio dei pazienti che non rispondono a quelle regole, perché i disordini temporomandibolari non rispondono a una sequenza di procedure tecniche. Okay? Vanno gestiti nell'ambito della medicina del dolore come se fossero una delle tante condizioni muscoloscheletriche ortopediche del nostro organismo. Ogni tantissimo, per fortuna a voi, purtroppo spessissimo a noi, arrivano pazienti con chronic orofacial pain, cioè quelli che hanno quasi tutte le figurine delle patologie, no? Mal di testa, nevralgie, dismenorrea, gastrite e quant'altro. Sono tre sport differenti, cioè pensare di applicare man mano che si va avanti verso la situazione di centralità del dolore, gli stessi protocolli tecnici che noi adottiamo nell'odontoiatria quotidiana, è una follia. Ci può dare degli effetti di efficacia paradossa grazie alle caratteristiche di benignità di molti sintomi temporomandibolari, ma non è un meccanismo curativo. Ormai lo sappiamo, quindi siete invitati tutti a rivolgervi alle giuste fonti. Per questo vi ho espresso, eletto e commentato un minimo in apertura quelli che sono gli statement internazionali delle accademie di riferimento. Quindi il paziente temporomandibolare semplice è una persona che, alla stregua di quello che succede a noi con le altre articolazioni, in assenza quindi di patologie primarie, sovraccarica il proprio sistema muscolo-scheletrico. Quindi tutto ciò che è indirizzato a gestire appropriatamente questo tipo di sovraccarico, che sia fisioterapia, che sia approcci magari più basati sul paziente, quindi sulla terapia cognitivo-comportamentale, che sia un aiuto con un bite, che sia un minimo di farmacoterapia nell'acuzie, ha efficacia, ok? E c'è anche, permettetemi, questo è un aspetto che forse è un pochino complesso da affrontare su Facebook, un notevole grado di aspecificità di trattamento. Il trattamento non cambia se il mio paziente ha dolore al massetere di destra e magari all'ATM di sinistra, ma al massetere di sinistra no, o viceversa, fate voi l'esempio che volete. Ok? E questo è il motivo per cui pensare di avere dei protocolli in mano ti richiederebbe di avere molte eccezioni alle teorie che invece, quando sono semplificate, consentono di abbracciare molte delle osservazioni cliniche. E allora, insieme al mitico Chuck, che è letteralmente da quasi 50 anni che sta raccontando quello che io vi ho, come dire, accennato in questo excursus, abbiamo appena pubblicato un lavoro che vuole essere anche un monito, no? Cioè, sarebbe ora di eliminare la terza strada. Cioè, in medicina ortopedica, se io ho male al ginocchio o alla spalla, qualunque tipo di sintomo o di condizione io abbia, io mi vedo diagnosticato in un modo e mi vedo proporre dall'ortopedico due potenziali tipi di approcci come categoria.
gli approcci medici e gli approcci chirurgici. Non c'è nessuna branca ortopedica che affronti la situazione seguendo la terza strada, che è quella odontoiatrica, cioè riposizionare le mandibole. Non serve a niente. E allora, chi è il top clinician nella medicina del dolore orofaciale? È quello che pensa al di là dei denti, osserva al di là dell'occlusione, pratica senza fissarsi su posizioni dogmatiche e si prende cura del paziente senza pretendere di essere il curatore. Ok? Quindi tutto quello che io vi ho detto, ed è ciò di cui se ne parlava privatamente con Carlo prima che iniziasse questo webinar, di cui noi possiamo vantarci, da un lato non solo non è basato su dogmatismi di eminenze, ma è basato su evidenza scientifica, ma è anche etico. Cioè io farei queste stesse cose se anziché in libera professione lavorassi a paga fissa in ospedale, e questa deve essere la riflessione che invito tutti a fare. Ci sono molti giovani all'ascolto, molti giovani ortodonzisti. L'unico segreto, ragazzi, è studiare. Chi lo ha fatto, e lo ha fatto nel modo giusto, è stato spesso capace di togliersi grandi soddisfazioni. Quindi un abbraccio, grazie a Vincenzo dell'opportunità. Insomma, mi sono divertito e spero di divertirmi anche adesso nella discussione che seguirà. Ok? Io ho finito. Allora, grazie Daniele. Ovviamente la tua presentazione, oltre ad essere molto aggiornata e scientifica, e voglio dire, ha avuto anche delle caratteristiche di praticità, nel senso che, come dire, hai veramente condotto anche i più giovani o coloro che sono proprio agli inizi dell'approccio con la disciplina, le hai condotti per mano a comprendere una serie di concetti. Diciamo, il caso clinico è un po' un esempio, ovviamente, non vuole essere la regola, però tu hai scelto dei casi che potessero in qualche modo poi portarti alle conclusioni, e penso che i messaggi siano arrivati davvero, davvero chiarissimi. E per cui io ti ringrazio, perché è stata l'ennesima fantastica presentazione di questo percorso che abbiamo iniziato qualche settimana fa, e che, come dire, ha portato dei relatori davvero straordinari, ognuno nel proprio campo, per il proprio topic, e penso che tu per questo topic sia sicuramente il massimo. Detto questo, ringraziandoti, e prima di passare la parola a Carlo Di Paolo e Marzia Segù per iniziare un po' la discussione, perché comunque ci sono state delle domande nonostante la presentazione fosse davvero chiara e anche autoesplicativa in qualche modo, io volevo ricordare ai colleghi che anche domani saremo online. In origine non era previsto, però avremo un appuntamento alle 11 con un ultimo webinar prima di Pasqua, giusto per farci gli auguri, e torneremo all'argomento da cui siamo partiti, un argomento che, permettetemi di definire, molto più frivolo. Lo so che questo aggettivo è un aggettivo poco adatto, però parlare di allineatori rispetto all'argomento di oggi, all'argomento di ieri, ovviamente è un qualche cosa di molto più leggero. E quindi passerei la parola al professore Di Paolo, a Carlo, per aprire la discussione. E buongiorno, mi sentite? Sì, sì. Allora, grazie a Daniele per la sempre chiara ed esaustiva carrellata di principi tutti condivisibili. Volevo chiedervi una cosa, e mi scuso anche se io alle 12:30 ho un altro impegno di questo tipo, e quindi dovrò magari lasciare prima questo interessante consenso, quindi mi scuso per questo. Ci sono state alcune domande durante la tua presentazione, e alcuni si chiedevano aspetti medico-legali nel chiedere una, e quando eventualmente nel chiedere una risonanza magnetica.
Personalmente ti volevo chiedere invece come interpreti quel discorso di Green sull'anatomia dell'articolazione temporomandibolare, su quel bel lavoro su Ball of the Hill, che mi sembra dica che l'occlusione sia un importante stop funzionale per l'articolazione temporomandibolare? Sì, allora iniziamo da quest'ultimo aspetto che poi in realtà, grazie Carlo per i complimenti, e cerco di risponderti prima che tu vada, no? Iniziamo da quest'ultimo aspetto, anche se onestamente c'entra poco, no? con la patologia temporomandibolare, con il dolore, i sintomi del paziente. Cioè, no, ma io volevo che proprio in virtù, sì, di una possibile non interpretazione dicevo. Volevo anche raccontarti qualche aneddoto. Chuck, insomma, è una sorta di padre acquisito per me e non smette mai, capito, di cercare di puntare su esempi anatomici per cercare di far riflettere le persone. Tutti abbiamo letto i suoi vecchi lavori sulla relazione centrica, no, e quant'altro. Nel caso specifico stiamo parlando di un lavoro in cui lui spiega un attimino il funzionamento dell'articolazione temporomandibolare e dice che questa peculiarità dell'ATM di avere il punto, diciamo, landing point, no, del movimento al di fuori dell'articolazione rappresentato dai denti è una caratteristica che la rende oggettivamente unica nel corpo umano, ma non per questo ci deve far pensare che si possa, visto che i denti li usiamo talmente poco e nessuno di noi vive in condizione perenne di massimo serramento, che si possa pensare di correggere la sintomatologia temporomandibolare lavorando sui denti solo perché abbiamo questa peculiarità. Cioè, il vero discorso è ortodontico in minima parte, ma protesico. Cioè, ci sono, e lo sai benissimo, tante posizioni che rientrano nel range di adattabilità biologica. Ma io non lo dicevo per me, eh? No, certo, lo dico ai ragazzi. No, cioè, se volevi farmi dire questo, ecco, intendo. Per cui non dobbiamo mai avere la pretesa di pensare che il nostro riposizionamento sia stato giusto biologicamente, perché ci sono tanti modi di agire sull'articolazione protesicamente quando è necessario farlo, e la testimonianza più semplice a mio parere riguarda il fatto che a seconda di quale relazione centrica noi prendiamo troviamo interferenze diverse, no? Cioè, quindi alla fine tutto ruota un pochino intorno veramente alla filosofia a cui vogliamo appoggiarci. E per me la filosofia più semplice è quella che vince, insomma, anche sì. Perché studiando i pazienti, che sono quelli che hanno dolore, e ti accorgi che le dinamiche dell'occlusione non c'entrano nulla, insomma, due domande dopo qualche anno dovresti farti. Invece, tornando all'altra domanda, aspetti medico-legali e risonanza magnetica, non so se in realtà erano due domande in una, no? Quando per scrivere... Qualcuno ha chiesto, da un punto di vista medico-legale, ci sono delle indicazioni per cui è preferibile avere la risonanza magnetica o richiederla o... Ma guarda, in linea di massima bisognerebbe distinguere caso a caso, no? Perché c'è tutta una casistica temporomandibolare in ambiti medico-legali che riguarda i traumi, no? Cioè incidenti stradali, certo, e quant'altro. Quindi lì è ovvio che l'imaging la fa da padrone. Viceversa è un pochino più complesso dare una risposta sì o no per quanto riguarda i casi di presunta responsabilità professionale, no? Perché alla fine della fiera noi sappiamo che
facciamo l'esempio più banale, l'ortodonzia non ti causa un click, quindi fare risonanza magnetica per mostrare che il disco è dislocato non ha nessuna valenza su questo non sono completamente d'accordo. L'ortodontista potrebbe. L'ortodonzia come disciplina forse no, ma l'ortodontista può fare qualunque cosa, ma anche il protesista può generare palla, come li chiamo io, però no. Anche l'endodontista. Esattamente, l'endodontista può generare dolore atipico e quant'altro da denervazione, però il concetto di fondo è che la risonanza magnetica è un one shot, cioè tu fotografi un menisco, un versamento, cosa, ma non hai una... A mio parere, e io questo lo sostengo da anni, il vero problema in medicina legale è la scarsa preparazione specifica, clinica, ok, non mi fraintendete odontologi forensi, di chi esegue consulenze in questa materia, perché si deve partire dalla clinica e poi da lì cercare di costruire delle valutazioni. Se posso scattate. Dire una cosa su questo, scusa Daniele, non è con la risonanza magnetica o con l'aver richiesto la risonanza magnetica che qualcuno che non ha fatto bene quello che deve fare che si salva perché ha chiesto la risonanza magnetica, se certo. Questa era la risposta che si voleva dare. Ah beh, certo, questo è come con l'attacco in implantologia o banalmente come col far firmare il consenso al paziente, non è che sei intoccabile perché hai fatto firmare il consenso, no? Insomma, questo è meglio seguire dei protocolli consigliati. Esattamente. A mio parere, in ambiti medico-legali, Carlo, il vero problema è l'overtreatment che non si configura come malpractice, perché spesso i pazienti non lo percepiscono come tale, ma andrebbe un attimino discusso più seriamente. Questo potrebbe essere un argomento più in ambiente, diciamo, magari ristretto, ma potrebbe essere un argomento. Sì. Grazie Daniele, grazie a tutti. Io, scusate, mi devo lasciare perché ho un'altra cosa aperta a cui partecipare. Grazie Vincenzo. Grazie Carlo, sia per averci seguito in questo. Sono onorato di essere qua insieme a tutti voi. Mi ha fatto molto piacere. Sono sempre disponibile a queste possibili, diciamo, joint venture culturali di così alto livello. Grazie mille. Poi sei stato il primo della Sapienza, probabilmente, quindi è bello anche avere un po' tutte le università. Certo, questo sicuramente. Grazie a tutti, grazie a tutti, un caro saluto, buona Pasqua. E a voi e alle vostre famiglie. Okay. Grazie altrettanto. La parola a Marzia a questo punto, grazie ancora. Allora, eccomi. Ciao Carlo, grazie, buona Pasqua. Allora, desidero innanzitutto riportare a Daniele tutti i complimenti e le congratulazioni che stanno arrivando nei commenti che noi come moderatori abbiamo seguito, ci è stato dato da Vincenzo il mandato di seguire questi commenti, quindi tutti fanno i complimenti a questa relazione che è stata assolutamente splendida, lineare, semplice, la semplicità di chi conosce questa materia profondamente. Allora, prima di arrivare al fuoco di fila delle domande, che magari ti divertirà molto sicuramente Daniele, vorrei che tu commentassi e dessi la notizia a tutti noi partecipanti della nascita negli Stati Uniti proprio di questi giorni della specialità in orofacial pain. Brava Marzia, grazie intanto di tutte le tue parole, ma insomma bando ai convenevoli. Ne ho parlato, ne ho accennato, sai, poi durante la relazione, soprattutto parlando di fronte a un computer, non è facile far passare un messaggio. Cioè, ragazzi, lo dico ai giovani, mentre noi blateriamo di gnatologia, che non esiste, nel mondo c'è una specializzazione in dolore orofacciale, che è la materia a cui dovete fare riferimento se volete gestire persone che hanno dolore. Ok, quindi è stata una battaglia lunghissima negli Stati Uniti, io l'ho vissuta un po' in anteprima perché ne parlavo con Gary Ayer l'ultima volta che l'ho incontrato a fine anno scorso,
ed erano un pochino scornati perché la ADA, la American Dental Association, non voleva provare la specialità in dolore orofaciale, ma non perché non ce ne fosse la necessità, ma perché sono ancora pochi professionisti, capito, che se ne occupano, quindi numericamente determinare investimenti, percorsi di studio e quant'altro non sembrava una grande strategia, ma alla fine ce l'hanno fatta, quindi poi anche tu sei nella mailing list dell'AOP, cioè messaggi WhatsApp e quant'altro, sono molto contento ed è una strada tracciata. Daniele, se posso permettermi, giusto per dire che poi, come dire, gli Stati Uniti in qualche modo sono un paese grande, quindi quando si muove può creare anche dei cambiamenti importanti, però in Europa ci sono dei paesi dove la specializzazione già esisteva da tanto tempo, per esempio l'Olanda e la Svezia. L'Olanda, voglio dire, tu collabori tanto con l'ACTA, con l'OBZU, e loro hanno la specializzazione in dolore orofacciale, hanno questa figura, e in Svezia egualmente, in Danimarca forse non hanno proprio la specializzazione, però è abbastanza, come dire, delineato, quindi in qualche modo ci sono dei paesi europei che già avevano aperto la strada, e qui forse ci potremmo riferire, anche perché ce li abbiamo vicini. Sì, ora onestamente in Olanda la situazione è un pochino più fluida, perché poi in realtà loro hanno tutta questa grossa imbricazione con la kinesiologia orale, quindi la situazione è un pochino più complessa. Però hai ragione, ma sai addirittura in assoluto qual è stato il primo paese che ha avuto la specializzazione in dolore orofaciale? Il Cile. Nessuno lo avrebbe mai detto, no? In Cile esiste dal 2013 una specializzazione in dolore orofaciale. Però in Cile c'è una tradizione, insomma, su questa materia, un'ottima. Però io penso, per esempio, personalmente, io ho più legami con Thomas List, con l'Università di Malmo, e loro hanno un reparto dove si occupano solo di questo, fanno ricerca su questo. Sì, ma un conto è il reparto, Vincenzo, un conto è proprio come noi abbiamo la specialità in orto. No, loro hanno la specializzazione, hanno addirittura gli specializzanti pagati, come gli specializzanti delle altre discipline, fanno i loro 3 anni pagati. In Italia siamo anni luce di stanza, purtroppo. Quindi, certo. Allora, io partirei, fare l'ordine inverso di ieri, quindi partirei velocemente da Matteo, poi dare la parola a Davide, Niki e Mattia per concludere, e poi Marzia e Daniele ovviamente per salire. Se ce la facciamo ancora, Daniele, perché stiamo sforando un po', però diamo la possibilità anche a loro di riportarti qualche domanda del pubblico. Quindi Matteo? Beh, professore, innanzitutto grazie mille, è stato chiarissimo e veramente ci ha dato tanto. Sarò velocissimo per non togliere tempo agli altri moderatori. Ci tenevo a dire che veramente ci ha fatto vedere delle cose bellissime. Mi ricordo anche quando facemmo il corso da lei a Padova, 2 giorni, tutte le informazioni, tutti i trattamenti che ci fece vedere, è sempre un piacere ascoltarla. Si parla tanto dei TMD, qua vengo alla mia domanda, che possono essere o non essere una patologia. Però, come ha detto Vincenzo, noi siamo stati anche in diverse università europee, ci sono veramente delle specializzazioni con degli specializzandi che studiano questo e fanno solo questo. Ora, è chiaro che dire che il click o la sublussazione o magari non è una patologia, è un disordine. Però abbiamo dei casi come le artriti, anche certe volte artrite reumatoide che si può manifestare all'articolazione temporomandibolare, abbiamo delle neoplasie. Quindi in alcuni casi è possibile dire che i TMD sono delle vere e proprie patologie. Ma ti ringrazio Matteo per i complimenti e di aver portato alla mia memoria quel bel ricordo del congresso a Padova di qualche anno fa. Non sono sicuro di aver capito benissimo la tua domanda, nel senso, cioè i TMD sono un gruppo di patologie, capito? Quindi e come tali hai poi diversi step anche di gravità e quindi di necessità di trattamento, per cui mentre il click è una banalità, la sintomatologia legata alla neoplasia una banalità non lo è, capito? Quindi
A mio parere, la diapositiva principale della chiacchierata di oggi era la prima, cioè che spiega come mai l'odontoiatra deve mettere il naso in questi pazienti. Cioè, noi possiamo avere pazienti che hanno dolore al volto e possono averlo per problemi odontoiatrici, per problemi muscoloscheletrici o per problemi neurologici. La specializzazione in dolore orofaciale copre tutto, capito? E i TMD, per paradossale che possa sembrare, quindi come vi ho spiegato, no? La paziente che ha click, quello che apre poco la bocca, quello che sono semplici, la terapia è semplice, cioè la vera difficoltà è la diagnosi differenziale del dolore orofaciale, capito? Certo. Quindi anche a questo servirebbe cercare di slegare un attimino certi messaggi dai denti e cominciare a dare messaggi sul dolore, no? Appunto quello che le chiedevo, i TMD sono un gruppo così ampio che comprende patologie, disordini e tant'altro, slegato il più possibile da quello che possono essere i denti o comunque cose che danni che potrebbero esserci gli iatrogeni, ma insomma una buona pratica dovrebbe evitarli. Lascio la parola agli altri moderatori perché non voglio rubare troppo tempo, quindi passo la parola al mio amico Mattia. No, c'era Davide. C'era Davide, perché Davide deve fuggire tra 10 minuti. No, andiamo a andare da nessuna parte. Apparecchiare. No. Ciao Daniele, complimentissimi, come grazie, sempre. Ciao. Come sempre. Allora, parto da una considerazione di una domanda di Angela Puma, che dice se davi qualche consiglio sugli esercizi da fare per sbloccare l'articolazione. E poi volevo chiederti solo una cosa. Che poi spesso ne parliamo. Il messaggio che tu lanci è che ovviamente l'ortodonzia, piuttosto che la protesi, piuttosto che la conservativa, è neutra rispetto ai disordini, però spesso sai cosa accade? Che alcuni ortodonzisti sono fortunati e risolvono il problema che, come dici tu, si sarebbe risolto comunque, anche senza fare nulla. E questo penso, poi te forse l'hai sottolineato più volte, che al centro ci sia l'aspetto del dentista e dell'economia, cioè tradotto come farsi pagare un tipo di trattamento rispetto all'altro. Questo penso che sia anche il punto che tu ribatti sempre, ma gli altri, spesso i nostri colleghi, non recepiscono, non riescono a capire, o meglio, lo capiscono oggi, ma poi domani vanno in studio e continuano a fare sempre le stesse cose. E con Mattia spesso ne parliamo. Ossia, c'è evidenza scientifica, poi il giorno dopo diventa la clinica e ognuno ritorna a fare sempre le stesse cose. Grazie e complimenti ancora. Grazie a te Davide, in bocca al lupo per tua mamma, speriamo di vederla presto. Assolutamente. Senti, allora, la prima domanda, consigli su come sbloccare la mandibola. Allora, vi posso raccontare un pochino il mio excursus, no? Cioè, io sono nato, come penso molti di quelli della mia generazione, con la manovra di sblocco, no? Cioè, si pensava di dover ricatturare il menisco con distrazione e traslazione. Molto cruenta, recidive incredibili, cioè spesso i pazienti tornavano ribloccati la mattina dopo, finché magari l'antinfiammatorio o il mio rilassante di turno non faceva effetto. Da ormai anni io sono sempre più convinto, e questo è clinical touch, ragazzi, perché non trovate letteratura su questo, tornando a bomba, che il blocco sia di natura muscolare, cioè e che noi vediamo semplicemente il disco anteriorizzato perché in risonanza magnetica con la bocca che non si muove il condilo non trasla abbastanza da ricatturare il menisco. Ok, quindi io faccio fare ai pazienti una sorta di autosblocco, cioè quella ginnastichina, magari a volte eseguita sotto anestesia nei pazienti che hanno molto dolore, di muovere gradualmente a destra e a sinistra, degli esercizi di recupero della propriocezione, aiutano tantissimo a mandare a casa il paziente già sollevato in prima seduta. E su questo noi odontoiatri dovremmo riflettere molto sulle competenze che tanti fisioterapisti hanno, ok? Perché sono abituati a lavorare con le muscoloscheletriche, capito? In maniera molto meno meccanica o posizionale di quanto pretendiamo di farlo noi. Invece il secondo aspetto
l'ortodonzia e gli ortodonzisti, guarda, io lo sapete come la penso, anche a costo di essere antipatico, perché lo so, cioè, genero reazioni, no? E ne sono contento. A volte proprio mi rifiuto di entrare in battibecchi sul ruolo dell'occlusione, perché a mio parere chi organizza i battibecchi ha una precisa volontà, capito? Quindi lo scienziato, l'esperto di turno non ci si deve prestare, andrebbe semplicemente ascoltato. Il problema però, Davide, è anche un altro, non è solo economico, perché sennò veramente sembrerebbe di far ruotare tutto intorno al dio denaro e io non ne sono convinto. Il problema è proprio anche di accettare una diminuzio del nostro ruolo, ok? Noi non siamo quelli che curiamo il paziente, ma siamo quelli che aiutiamo il paziente a gestire una sintomatologia. C'è una differenza abissale, capito, no? E allora l'ortodonzista abituato a lavorare con le mani, che poi per inciso sono anch'io ortodonzista, no? Cioè sembra di essere, di parlare di cose astruse, fa, e in generale l'odontoiatra, fa una fatica bestiale ad accettare che ci siano dei pazienti in cui noi non siamo, con cui noi non siamo i protagonisti della scena, capito? E il fatto che ci siano delle condizioni muscoloscheletriche, come tutte quelle del corpo umano, che rispondono più o meno favorevolmente grazie solo al tempo, è chiaro che è una fonte di bias confermativo, cioè è un inganno, quindi basta non vedere quei 3 pazienti su 10 che continuano ad avere dolore bestiale nonostante il tuo ortotico bite di riposizionamento e gli altri guariscono, tra virgolette, ma sarebbero guariti anche con molto meno, capito? Quindi è un problema culturale, per questo secondo me è necessario proprio fare cartello per far sì che gli esperti vengano ascoltati e non messi continuamente in discussione su Facebook o cosa. Cioè, avete letto le linee guida? Chi professa al contrario non deve parlare di ATM, punto. Non è difficile, ragazzi. Cioè, questo è. Okay? E poi nel corso degli anni ci si riuscirà. Anche perché questo modo di ragionare genera uno spararsi sui piedi. Perché alla fine ci sono tanti colleghi ortodonzisti che vengono accusati, adesso Carlo se n'è andato, no? Ma a quello io mi riferivo, di aver causato un click in una ragazzina di 16 anni quando magari quel click lì era solo, no, nell'epidemiologia della situazione. Una seconda classe di 13 anni, 3 volte su 10 ha un click a 16, capito? Ma con tutte queste finte diatribe sull'occlusione, un odontologo forense che ti scrive che l'occlusione gestita male ti ha generato il click, è inevitabile che accada, capito? Quindi ci vuole un cambio di passo culturale. Ma perché spesso quando non si vogliono far sapere le cose, sono spesso in letteratura, la gente non le va a leggere, per quello forse anche il grave motivo di tutto ciò, anche per l'odontologo forense. Ma allora, l'odontologo forense è un po' come l'odontoiatra, no? Cioè non può essere onnisciente, quindi il rischio, io lo dico sempre, è che l'odontologia forense sia un'opinione al quadrato, no? Perché tu metti un'opinione legale su un'opinione clinica, e quindi però è molto difficile, io non ho risposta in questo. Però quello che io voglio sottolineare con relazioni di oggi, che poi sono la base dei corsi pratici, è che cioè, le linee guida noi le vediamo nei pazienti, quindi non è che si debba inventare chissà che cosa o pensare che la letteratura sia scritta da gente che sta chiusa in biblioteca, capito? Però è un fenomeno che voi conoscete bene. No, vabbè, Daniele, io ti voglio grazie dire grazie, buona Pasqua. Grazie a te. Voglio dire una cosa su questo, che ovviamente, come dire, se già le università facessero il loro compito formando le nuove generazioni di odontoiatri nella maniera corretta, come dire, già piano piano si inizierebbe a determinare un movimento dal basso, quindi sicuramente un po' di compito ce l'abbiamo anche noi all'università nel fare le giuste lezioni e dare le giuste informazioni e veicolarle nel modo corretto. Ora,
non in tutti i corsi laurea, per esempio, esiste un insegnamento dedicato, penso, o comunque questo insegnamento a volte è fatto da un esperto di una branca, a volte un esperto di un'altra branca. Forse il programma dovrebbe essere abbastanza standard e partire poi da quelle che... Voglio dire, ci sono poche branche in odontoiatria che hanno un'evidenza alla base, e questa è una di quelle poche, quindi è paradossale che non si usi. Hai ragione. Vai, Niki. Vabbè, grande Daniele. Allora, ti dico già che la tua affermazione della gnatologia che non esiste ha generato tanti commenti, ai quali ti lasciamo magari rispondere nel pomeriggio, perché sarebbe chiaramente troppo lungo. Io ti faccio una domanda, magari che può interessare così un gruppo di ortodontisti come noi, perché vediamo tanti pazienti giovani. Chiedono dai messaggi nel pubblico come ti comporti in caso di pazienti adolescenti o comunque in crescita che soffrono comunque di un bruxismo importante, ok? Quindi questa è la domanda del pubblico. Dopodiché chiaramente ti faccio i miei complimenti. Qua avere Marzia e te, siete i miei due padre e madre professionali per questa cosa, e quindi l'unica cosa che posso dire è che io lavoro con Daniele e tutte le cose che dice le riscontro clinicamente sui pazienti in ogni caso. Quindi questa è clinica, non è letteratura, è clinica. Vai Daniele. Vai Niki, un abbraccio. Pensa che avevo paura che tu mi chiedessi come mai non ti faccio riposizionare mai i condili e ti togliessi questo sassolino dalla scarpa. Senti, siccome abbiamo tutti altro da fare e risponderò volentieri, però questa cosa della gnatologia mi porta via 30 secondi. La gnatologia classica si fonda su dogmi posizionali e sull'importanza della ricerca, no? Di centriche varie e tutte cose che sappiamo. E allora io, con questo approccio sistematico che mi avete sempre visto insegnare, no? E cercare di trasmettere, perché secondo me bisogna semplificare per poi costruire, semmai, l'aneddoto sopra una semplificazione. Il ragionamento che faccio sistematicamente è, allora, a cosa mi dovrebbe servire avere un approccio gnatologico complesso? Nei pazienti disfunzionali? Nah. In ortodonzia? Nah. In protesi? Nah. E allora la gnatologia non esiste, ok? A meno che non chiamiamo e cominciamo a chiamare gnatologia la fisiologia stomatognatica, quindi parlando di nervi, di variabilità biologica, di adattamento neuroplastico, tutte queste cose che nelle accademie del dolore, cioè dove si studia la vera disfunzione, sono note da anni. Tornando alla seconda parte della tua domanda, il bruxismo sai che è un po' la mia passione, no? E allora come mi comporto? Bisogna cercare di intercettare le cause. Bisogna cercare di intercettare le cause, non sempre è facile, però quindi qui possiamo dare un inquadramento generale, no? Quindi ammesso e non concesso che il ragazzo o la ragazza siano davvero dei bruxisti severi, perché poi molto spesso sono solo i genitori che sentono tre rumori una notte e non c'è nessun segno di usura. Bisogna indagare le possibili cause sottostanti, cioè ricordatevi che il bruxismo è sempre un segno di qualcosa che si manifesta appunto a causa di un qualcosa che dobbiamo provare a scoprire. I motivi possono essere psicologici, neurologici, possono essere legati ad arousal che magari nell'adulto sono un po' più studiati, ma ormai anche nei soggetti in crescita si stanno rivelando importanti per quanto riguarda gli aspetti respiratori, quindi bambini o ragazzini con adenoidi, apnee, allergie e quant'altro. Okay? Possono essere comportamentali e di abitudine, cioè dai un tablet a un ragazzino per 18 ore al giorno e vediamo se bruxa o no. O se no possono essere appunto legati a disturbi di crescita e fenomeni del sonno molto complessi, però alla base
ci deve essere la valutazione, cioè quella che una volta si chiamava diagnosi, adesso abbiamo deciso di chiamarla valutazione, cioè dello stato del bruxista, cioè si misura, fai una polisonno o un'elettromiografia, ok? Poi si fa una valutazione clinica e poi si cerca di indagarne le cause. Spero di aver risposto, insomma, per quanto si può. Mattia. Eccomi. Ciao Daniele. Ciao Matti. Ciao. Complimenti per la relazione. Ovviamente io sono un tuo grande fan, seguo il tuo gruppo di studio, il GSID. E poi vabbè, ci conosciamo, siamo amici al di là del, diciamo, del lavoro, anche perché abbiamo l'ombrellone al mare a pochi ombrelloni di distanza. Vediamo quest'estate come finirà. Comunque, a parte gli scherzi, ti faccio anche due domande. Lo sai che io vado sempre sul pratico e bisogna sempre parlare un po' così a pane e salame. L'evidenza clinica, dai, capito. A pane e salame, bravo. Quindi l'occlusione entra ovviamente a gamba tesa in questa discussione, anche perché se tu leggerai i commenti, ovviamente tanti sono in questo argomento. Allora, il ragionamento sempre da cui parte questa discussione è che il perfezionismo occlusale ovviamente dovrebbe salvaguardare la salute articolare e ovviamente in termini anche di quella che viene chiamata la cosiddetta stabilità occlusale, cioè come se l'occlusione potesse stabilizzare in un certo qual modo una determinata posizione articolare. Allora la mia domanda è questa, faccio un ragionamento al contrario, cioè chi ha una perfetta occlusione, perfetta prima classe, guide canine perfette, guida incisiva perfetta, teoricamente non dovrebbe mai avere un disturbo temporomandibolare nella sua vita. La mia domanda è, ti capita invece di vedere pazienti che hanno un'occlusione perfetta e avere disturbi temporomandibolari? Assolutamente sì, e lo sai benissimo, cioè... No, ma infatti era ovviamente una... Ma sai, Mattia, si torna al discorso a monte, no? Cioè la letteratura non è una cosa appiccicata nei libri, è fatta su pazienti, quindi quando si dice che avere determinate caratteristiche occlusali considerate patologiche ha in realtà un odds ratio per patologia TM minimo, cioè casuale... È perché qualcuno si è messo lì, ha visitato centinaia di pazienti e ha visto che le caratteristiche occlusali non fanno la differenza. Cioè, anzi, se mi permettete, adesso che abbiamo una generazione di adolescenti sempre più in trattamento ortodontico, quindi con occlusioni sempre più perfette, tra virgolette, io non vedo una diminuzione tra i ventenni o i diciottenni delle problematiche temporomandibolari. Anzi, capito? Sono sempre di più le ragazze che mi arrivano in età di mia figlia con dentatura perfetta e magari non aprono la bocca perché stanno studiando per l'esame di maturità. Cioè, quindi secondo me il vero problema di questa discussione occlusione sì, occlusione no, che è, io lo dicevamo prima privatamente, no? La paragono a biologia contro teologia, no? Cioè c'è un fanatismo teologico che vuole negare assolutamente dei ragionamenti biologici che sono sotto gli occhi di tutti. E dicevo, questo finto equivoco nasce dal fatto di voler mescolare pesche con albicocche. Cioè, è chiaro che se io devo fare un trattamento ortodontico o rimettere dei denti protesicamente a qualcuno, non posso permettermi di fare quello che mi pare, ma a quel punto avrò 2, 3, 5, 10 filosofie di posizionamento condilare che mi vanno tutte bene purché la mia occlusione finale sia stabile, no? Ok? E nessuna di queste è collegata né all'aumento né alla diminuzione dei sintomi. Il ragionamento invece che si fa è: se ho un paziente che mi arriva con dei sintomi, non posso pensare di curarlo gestendo l'occlusione dentale. E quindi a monte, alla ragazza a cui io monto l'apparecchio, non sono eticamente autorizzato a dire: guarda, il mio apparecchio avrà scopi funzionali, dove per funzione si intende la protezione della TM. Se funzione si intende masticare, ovvio che li ha. Ovvio che li ha. Cioè, chi non vorrebbe una dentatura perfetta? Capito? Certo. Quindi bisogna sistematicizzare l'approccio e evitare di farsi coinvolgere in discussioni a vanvera da chi vuole solo venderti un dogma. Soprattutto strumentale. Quindi ti chiedo, se quindi un paziente fa un,
scusami, che era una domanda. Se un paziente non ha una guida canina e anteriore, che succede all'ATM? Assolutamente niente, sta serenissima dov'è. Benissimo. Anzi, perdonami Matti, una cosa importante, perché scusatemi, la guida condilare e il suo presunto rapporto con la guida incisale, se voi andate a pescare la letteratura, è un'altra di quei falsi miti che non esiste, cioè si potrebbe stare tutto il giorno a parlare, e deriva semplicemente dalla filosofia protesica di chi, usando quegli strumenti, vuole farli coincidere, ma in natura non esiste. E abbiamo fatto delle pubblicazioni con Luca Lombardo, le conoscete tutti su questi aspetti qua. Quindi... Okay. Ultima domanda, quindi esce un po' dal mio campo. Discorso dimensione verticale, che ovviamente è un altro discorso caldo, no? Allora, seguo un po' quel ragionamento logico, perché esatto, io non facendo protesi, non diciamo, seguo un po' semplicemente la logica. Allora, se manca la dimensione verticale, per esempio, soprattutto da un lato, cosa può succedere? Diciamo, a logica, il condilo va in una posizione più, diciamo, in alto e va in una posizione che potrebbe comprimere l'articolazione, per cui restituire la dimensione verticale determina uno scivolamento verso il basso del condilo che poi va stabilizzata con l'occlusione. Quindi in quel senso lì l'occlusione potrebbe in un certo qual modo aiutare questa posizione articolare, sì o no? Ma in via teorica sicuramente sì, ma siamo a coste nel 1934. Esatto. Nel senso, anche perché in via pratica, se tu hai una perdita di denti solo da un lato, la dimensione verticale è mantenuta dall'altro, primo. E se l'hai persa da entrambi, comunque rimettere i denti fa funzionare meglio la mandibola e genera un effetto bite. Ma tornando a bomba, quanti anziani vedete senza denti che non hanno... nessunissimo assolutamente fastidio. Quindi è chiaro che a una persona a cui mancano i denti e rimettiamo quei denti e lasciamo in pace l'ATM, ma santo cielo, no? Cioè si può anche fare uno scheletrato ogni tanto, no? Ovviamente costa poco. Esatto, costa poco, bravo. Mattia, io non prenderei in ostaggio Daniele, perché tra poco iniziamo ad approfittare della sua disponibilità, quindi magari qualche altra l'ultima piace solamente, scusami Matti, che nessuno chieda per dire dell'artrocentesi, no? Perché questo l'hanno chiesto. Infatti magari poi ci sono sicuramente delle domande a cui sicuramente poi magari se riesci a rispondergli. Chiedono magari delle chiarimenti sull'utilizzo dei miei rilassanti, e poi per l'artrocentesi chiedono se prima di arrivare a fare quella è preferibile fare, diciamo, un ciclo, per esempio, di periodo in cui si prova in certo qual modo a fisioterapico, allora, per esempio. Bellissima domanda. Sui miei rilassanti io vi devo parlare un attimino di esperienza mia. Il mio rilassante puro, come può essere il Sildaludo, il Muscoril, cioè lo uso sempre meno. Non so se Marzia è d'accordo, ma generano sonnolenza, effetti collaterali, l'effetto è mirato. Cioè, mi piace molto di più nei casi in cui magari il paziente non ce la fa da solo, fidarmi magari di una benzodiazepina che ha un blando effetto mio rilassante, ok? E questo è lo standard terapeutico. Invece per quanto riguarda l'artrocentesi, io la volevo questa domanda perché mi consente di specificare alcune cose. Allora, l'artrocentesi ha delle indicazioni ben precise, no? L'artrosi dell'ultra sessantenne si gestisce in quel modo lì, cioè come si fa nel ginocchio e nelle altre articolazioni. Anche perché tenete presente che se ne può discutere all'infinito, perché questa è opinione, ma scusatemi, è più invasivo fare un lavaggino sotto anestesia che non ha nessun effetto collaterale, aiuta l'85% dei pazienti, è una singola seduta e al limite ne abbini un altro paio a distanza mensile con l'acido ialuronico, o mettere un bite 24 ore al giorno per 18 mesi a un paziente per riprogrammare chissà che cosa, capito? Quindi anche il concetto di invasività stesso andrebbe un pochino ridiscusso e riletto, capito? Non è che perché si usa un ago si è più invasivi
rispetto a una roba che è di plastica e non tocca i denti? Come no? Puoi avere degli effetti collaterali molto peggiori. Ok, quindi l'artocentesi ha indicazioni ben precise. Allora, diamo la parola a Marzia per le conclusioni. Eccomi, grazie. Io mi sto imparando da Daniele, ma mi sto anche divertendo a seguire la chat. Rispondi domani... tu però, dai. Ci ho provato, Daniele, però oggi avrai un bel compito. Io ti ringrazio. Questa mattinata è stata veramente interessante. Adesso grazie di avere la parola, perché i miei doveri di mamma mi chiamano, e se qualcuno vuole restare magari Daniele risponderà ancora. Io personalmente vi auguro buona Pasqua, vi ringrazio e spero di vedervi presto. Grazie a Daniele, grazie a Vincenzo, a tutti gli amici. No, grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Io volevo solo ricordare che ci vediamo domani alle 11 per chi c'è, e l'ultima parola a te Daniele per un saluto. Ciao Mattia, ciao Niki, ciao Matteo. Ciao Vince. Ragazzi, grazie a tutti, soprattutto a te Vincenzo, perché te l'ho già detto anche privatamente, hai messo in piedi insomma uno spettacolo, cioè hai portato a termine, stai portando avanti un'impresa incredibile. E quindi veramente complimenti. Il mio messaggio finale è un pochino per tutti quelli che devono approcciarsi quasi ex novo, no, a questa materia. Io dico sempre, se devo imparare ortodonzia vado da un ortodonzista, non vado da un protesista a farmi spiegare come si allineano i denti. Se devo imparare la parodonto, non vado da un endodonzista a farmi... Ecco, la stessa cosa vorrei che tutti, perché lo ha sottolineato Vincenzo, è stranissimo questo ambito, tutti cominciassero a farla anche nell'ambito della mia materia. Cioè ci sono dei comportamenti da adottare anche nello scegliere dove andare a studiare. Ok? Quindi vi ringrazio tanto, oggi io prenderò un po' il sole, sinceramente, e poi ci sentiamo nelle prossime occasioni, va bene? Ok, grazie. Poi se hai un po' di tempo rispondi ai commenti sulla tua certo. presentazione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.